Buonasera, buonasera e benvenuti a Box Salute. L'argomento della puntata è l'allattamento materno, come l'abbiamo definito noi, un dono di amore. E ne parliamo con una grande esperta, ve la presento subito, Rita Perduca. Ciao Rita, grazie per Ciao. essere qui con noi questa sera. Rita, tu sei una Grazie. IBCLC? E traduco ai nostri telespettatori, sei una consulente professionale certificata in allattamento materno. E sei Sì. proprio qui appunto per parlare questa sera perché ci tengo particolarmente a una puntata molto voluta da me, essendo neomamma e avendo appena attraversato questo momento che è l'allattamento, un momento che per me personalmente è stato davvero molto molto difficile. Difficile però mi ha dato la possibilità di crescere, di affrontare, di stringere i denti e soprattutto anche di conoscere persone meravigliose sul mio cammino, tra cui Rita, che mi è stata ovviamente di grandissimo aiuto in un momento in cui io pensavo di avere poco latte, di non riuscire a nutrire a sufficienza il mio bambino, un po' quelli che sono i dubbi delle mamme in un momento davvero così delicato. Ci tengo particolarmente a precisare che questa sera non si parlerà di mamme di serie A o mamme di serie B, di chi decide di allattare al seno al proprio bambino, di chi decide di allattarlo artificialmente. Non siamo qui a giudicare, ma è un momento ovviamente di confronto e soprattutto vogliamo far capire quanto è importante questo alimento per il nostro bambino nella prima fase della sua vita, soprattutto in una fase dove c'è una formazione, soprattutto da parte dell'intestino a livello del sistema immunitario. Il latte della mamma, insomma, fa una grandissima parte. Però non voglio rubare altro tempo alla nostra esperta. Rita, intanto spieghiamo ai nostri telespettatori questa professione che è nata, una professione davvero importantissima che può aiutare le mamme, che è la IBCLC. IBCLC, sì, guarda Natalie, è qualcosa di abbastanza di nicchia ancora nel nostro paese, però quando si parla di questo acronimo, che è un po' anche difficile da ricordare, bisogna sapere che sta a significare una certificazione specifica di un operatore che si occupa di gestione clinica dell'allattamento e si occupa specificamente di questo nella maniera più approfondita e a 360 gradi e questa certificazione attesta una preparazione che ha un valore a livello internazionale. Quindi diciamo che è un po' è l'unica garanzia che una persona che ha bisogno di sostegno in allattamento può avere rispetto a ciò che sta ricevendo. Posso chiederti una cosa, Rita? Come Sì. sei arrivata a questo percorso davvero, come hai detto tu, di nicchia? Cosa ti ha spinto ad arrivare a specializzarti nell'allattamento materno? Sì, guarda, a dirti la verità, più ci penso e più è una cosa che va indietro nel tempo, nella mia storia personale. Di fatto l'interesse vero e proprio relativo all'allattamento è nato quando sono nati i miei figli, quando mi sono trovata di fronte a delle sfide relative all'allattamento, che quindi mi hanno portato ad approfondire sempre di più questa tematica. Ho iniziato dal volontariato, un volontariato molto impegnativo in questo settore, e poi sono arrivata alla certificazione. Questo è Quindi stato un po' il tuo percorso. sì. Negli ultimi, come possiamo dire, 50, 60, 70 anni, si è ricorso al latte artificiale in diverse situazioni, anche in situazioni dove non era necessario. Mi stavi raccontando proprio pochi minuti prima di iniziare questa diretta che il tuo papà è stato uno tra i primi, nato nel 1933, Sì. ad essere allattato con latte Sì. artificiale. A quel tempo erano presenti le baglie. Cosa è successo al tuo papà? Come mai è stata fatta questa scelta? Ma è stata fatta probabilmente perché, insomma, per situazioni particolari, non ha potuto accedere subito al seno materno.
E come succedeva, insomma, in passato, succedeva più spesso per motivi anche abbastanza gravi, ecco. Per cui ai tempi lui è nato in Francia, già si ricorreva alla formula artificiale, le primissime formule artificiali, e quindi successivamente, quando è stato avvicinato ad una baglia, ha fatto quello che succede spesso anche ai bambini di oggi, no? Che essendo abituati al biberon hanno più difficoltà a tornare al seno materno. Questo non significa, ecco, ci tengo a specificarlo, poi quello che è successo a mio papà, insomma, è un po' una leggenda anche familiare, però ci tengo a specificare che sì, alcuni bambini possono avere difficoltà a tornare al seno materno anche dopo un solo biberon somministrato nelle primissime ore dopo il parto, ma in realtà è perfettamente possibile una transizione al seno, cioè non è un processo irreversibile, assolutamente no. Ecco, ecco, il latte artificiale in questi ultimi decenni è stato messo come prima scelta, perché a volte viene detto alla mamma: il tuo latte non è abbastanza nutriente, il tuo latte è acqua, il tuo bambino piange perché ha fame e non riesce a saziarlo. Insomma, tantissime, passami il termine, critiche alle mamme che le hanno messe veramente in difficoltà, in croce. Vediamo anche la società, dove il lavoro ti vuole a 3 mesi già attiva, già pronta a partire con 4-6 ore di ufficio, dipendentemente dal lavoro che si fa, comunque 4-6 ore di lavoro, e questo ovviamente ostacola quello che è il naturale decorso dell'allattamento. Questa sera cerchiamo un attimo di fare chiarezza insieme a te, Rita. Innanzitutto, partiamo dalla primissima domanda: una mamma può non produrre latte? No, una mamma, diciamo che la produzione di latte è la naturale conseguenza, la fisiologica conseguenza di un concepimento, una gravidanza, un travaglio, un parto. Alla fine di questo processo c'è la produzione del latte. Quindi non esisterebbe un bambino se non ci fosse da parte della madre la possibilità di produrre latte per nutrirlo. Non esisterebbe forse l'umanità. Non esisterebbe l'umanità. Ricordiamo che siamo dei diciamo mammiferi e siamo predisposti per allattare e crescere il nostro bambino. Siamo mammiferi, quindi come qualunque mammifero abbiamo questa facoltà che è data dal fatto che abbiamo una ghiandola predisposta alla produzione di latte materno. Non avere latte materno, non produrre latte materno dopo una gravidanza e un parto, è come non avere succhi gastrici dopo aver mangiato un panino al prosciutto. Ecco, questa è un'immagine abbastanza, diciamo così, terra a terra, però spero che possa rimanere anche nell'immaginario dei telespettatori. E il cesareo può comportare un'assenza di latte? Allora, in linea generale, il cesareo non è un impedimento assolutamente all'allattamento. Quello che può ritardare o ostacolare l'allattamento sono in generale delle pratiche, diciamo, di ipermedicalizzazione che avvengono durante il parto e nel postparto. Quindi le interferenze che avvengono nell'imminenza, appunto, della nascita del bambino possono creare delle difficoltà assolutamente superabili. La maggior parte, le mamme che partoriscono con cesareo, se desiderano allattare, possono farlo. Poi, appunto, possono esserci dei processi un pochino rallentati, adesso non mi sembra il caso di entrare nel merito, ma è certamente possibile allattare. Quindi ci sono delle dinamiche del parto che influiscono sulla produzione di latte?
Allora, uno dei fattori più importanti per poter facilitare l'allattamento materno è proprio avere un parto rispettato il più possibile, diciamo, fra virgolette, naturale. Considerato che insomma, il parto è sempre un evento abbastanza imprevedibile, però più è garantita la fisiologia e più la mamma e il bambino avranno possibilità di incontrarsi in maniera appunto immediata dopo il parto. Tutto quello che ostacola sono le interferenze, quindi è anche diciamo, lo stato di benessere della mamma e del bambino. Una mamma che, insomma, ha avuto un parto impegnativo può essere ovviamente meno, serena ad Certo. attaccare il suo bambino e anche il bambino può essere, in difficoltà nei primi momenti. Quindi, Ecco Rita, chiederei alla regia se ci rimanda quelle immagini che ho visto poco fa di una mamma che stava allattando, immagini quasi celestiali. Io mi ricordo in quei momenti che ero una sorta di guerriera perché ero sudata con capello raccolto, cipolla in testa. Con le infatti. lacrime che scendevano perché ricordo un dolore veramente fortissimo e stringevo i denti, mi Sì. ricordo stringevo i denti, stringevo le mani e cercavo in tutti i modi di resistere a questo forte dolore, perché insomma l'immaginario è quello dell'allattamento, un momento idilliaco tra la mamma e il bambino, tutto felice, tutto bello, tutto tranquillo. Non è così, No. almeno per tante mamme non è così. Vogliamo un attimino cercare di capire come arrivare preparati? Si può arrivare preparati a questo momento dove poi c'è una scarica di ormoni che in quel momento ci travolge e veramente ci rende tutto meno chiaro, meno nitido, perché è veramente un momento impegnativo. Dopo il parto, chi lo fa a casa? La maggior parte ovviamente lo fanno in ospedale, quindi esci dall'ospedale dove forse il bambino è tranquillo perché un po' te lo tengono nella nursery, un po' arriva in camera tua, è tutto un po' ovattato. Quando arrivi a casa esplode il putiferio. Tra la mamma e il papà di solito ci sono dei momenti di tensione, solitamente hai un via vai di parenti che ti mette a dura prova Anche. e sono momenti veramente duri. Cerchiamo di capire come aiuti, se si può aiutare una mamma ad arrivare preparata a questo momento. C'è una sorta di preparazione mentale, forse, più che Sì, altro? soprattutto mentale. È una questione, allora, diciamo che è un'alchimia. Ripeto, il parto è comunque un appuntamento al buio. Possiamo prepararci in tanti modi, ma l'imprevisto è sempre, insomma, è sempre in agguato. Non è un evento su cui possiamo avere un controllo. Quello che possiamo fare è aprirci a 360 gradi alle possibilità e conoscere la fisiologia. E anche diciamo, sviluppare la consapevolezza delle proprie risorse. Quindi non si può studiare l'allattamento, non è un metodo, una tecnica che si può imparare. Io faccio dei percorsi in preparazione all'allattamento per le gestanti, ma appunto, e fra l'altro ne inizia uno domani mattina. Però diciamo che cerco di lavorare appunto sulla consapevolezza delle mamme perché quello che succede dopo il parto nell'incontro con il proprio bambino è qualcosa di cui una neomamma difficilmente ha esperienza. Certo. Immagino che ti ci sia trovata anche tu. È qualcosa nello spazio e nel tempo di completamente stravolgente rispetto a Mi hai quanto. parlato di una cosa bellissima, di aiutare le mamme a riaprirsi al loro istinto. Sì.
perché come animali noi abbiamo perso molto la nostra parte istintuale. In realtà qualcosa dentro di noi è rimasto, anche se purtroppo lo soffochiamo con la ragione, con quello che ci raccontano, con le esperienze di altri, col pensiero della nostra mamma, magari della nostra nonna, se siamo fortunati ad averla ancora presente. Quello che cerchi di fare tu è quello di aiutare la mamma a ritrovare questa parte istintuale importantissima in quei momenti. Sì, e lo facciamo proprio cercando di distinguere, cercando di lavorare su quella voce interiore e conoscendo anche quelle che sono le risorse del nostro corpo. Quindi c'è un lavoro sia a livello, uso una parola un po' forte, però a livello cognitivo, quindi sapendo, lavorando più sulle emozioni e sul sentire piuttosto che sulla razionalità, e lavorando anche sulla conoscenza dei processi fisiologici. Cioè sapere, ad esempio, come dicevamo prima, che è normale avere latte, sapere quello che succederà, ad esempio, dico una banalità, ma spesso è una cosa che mi viene riportata dalle mamme: quando è nato mio figlio avevo solo un po' di colostro, e no, caspita, quelle piccole gocce di colostro sono un concentrato che è esattamente quello che serve al bambino. Il bambino non ha bisogno di ingrassare subito dopo il parto, e sminuire questo cucchiaino da tè di colostro che in 50 minuti di poppata un bambino può estrarre dal seno è veramente togliere competenza alle madri. In realtà far conoscere alle madri il senso dell'allattamento a partire dalla singola goccia di latte, dalla singola goccia di colostro, secondo me è fondamentale per dare loro più sicurezza. Sicurezza, autostima, competenza. Quindi ecco, parliamo di questo, certo. Parliamo del significato dell'allattamento. Prima di venire a questi primi momenti dopo la nascita, che ci sono degli aspetti veramente importanti da non trascurare, c'è, tornando al discorso di prevenzione, di preparazione, c'è un modo per preparare il capezzo, l'areola, per evitare che si formino ragadi? Cioè ci sono degli oli, ci sono delle creme? No. Una volta si parlava davvero di preparare il capezzolo in gravidanza, addirittura facendo dei massaggi con il guanto di crine, cioè delle cose barbare a pensarci, e le donne si preparavano anche in questo modo, pensando di irrobustire la pelle del capezzolo e quant'altro. Più recentemente magari si suggeriscono lozioni, creme, oli. In realtà non serve fare nulla, proprio perché la preparazione del seno all'allattamento avviene già in maniera naturale. È un po' come voler controllare il processo della gravidanza, no? Non puoi fare niente, devi solo essere, devi stare e prenderti cura di te stessa. Così anche rispetto al seno e rispetto all'allattamento. Certo. È un processo che avviene a livello fisiologico. Quello che si può fare in gravidanza è proprio per la naturale ricettività che la donna ha in questo momento, che è un momento unico di apertura, di curiosità, di sensibilità, è proprio prendere informazioni, conoscere, fare anche rete, fare gruppo. Io lavoro con i gruppi di gestanti, cominciare anche a trovare delle figure di riferimento che potranno aiutare, e conoscere l'allattamento, sapere come funziona, anche proprio per rinforzarsi rispetto a poi quella tutto quel succedersi di consigli non richiesti, di giudizi, di informazioni non corrette che arriveranno, in modo tale che la mamma possa distinguere ciò che è vero da ciò che non è fondato scientificamente insomma organizzarsi. Certo. Primi momenti dopo la nascita, abbiamo visto prima un'immagine
molto bella, di una mamma che si teneva pelle a pelle il proprio bambino, eccolo qua, un bambino appena nato. Quanto è importante questo contatto, quanto è importante lasciare, come posso dire, lasciare spazio anche al bambino, alla ricerca verso il seno della madre. Mi raccontavano le ostetriche una cosa bellissima, che solitamente il bambino dopo che nasce ha questa forsennata verso il seno della madre, che il più delle volte ovviamente viene, come posso dire, allontanato dalla mamma perché deve essere lavato. Ultimamente si cerca di lasciarlo il più possibile a contatto con la madre e fa proprio questa ricerca del seno per poi, una volta essersi attaccato, abbandonarsi ovviamente alla stanchezza dopo tutto quello che ha passato, il travaglio, il parto, anche se è duro per la mamma, pensiamo anche al nostro bambino, quello che passa in quei momenti. Ecco, i primi attacchi, quanto sono importanti per la stimolazione della montata latte? Poi c'è una montata latte, dopo ci racconterai. Allora, diciamo che l'ideale, in un mondo ideale, in una nascita ideale, poi bisogna vedere quanto si avvicina alla realtà, la prima cosa che un bambino dovrebbe fare è essere raccolto, magari dalla madre stessa, e appoggiato al seno, appoggiato alla pelle nuda del torso della mamma, e lì rimane. In questa fase succedono delle cose fantastiche, perché non avviene solo l'allattamento, avviene veramente un imprinting totale, un riconoscimento profondo e istintivo, per cui la mamma riconosce il suo bambino e il bambino riconosce la sua mamma fuori dal grembo materno. Il primo attacco al seno serve anche per avviare l'allattamento, ma prima ancora di avviare l'allattamento, la suzione del bambino al seno, quando ancora non arriva ancora colostro o quasi, serve a portare avanti il secondamento della placenta. Cioè ci sono naturale, c'è un picco altissimo di ossitocina subito dopo il parto che serve sia ad avviare l'allattamento sia a terminare le fasi del parto. Quindi è fondamentale che il bambino non ha, e oltretutto serve anche a ridurre, queste prime suzioni servono a ridurre anche l'emorragia postpartum. Quindi è veramente, c'è una serie di fenomeni concatenati uno con l'altro che, se interrotti, hanno bisogno poi di essere in qualche modo aggiustati. Ma se le mamme e bambino hanno la possibilità, in maniera senza nessuna interferenza, di stare a contatto, l'allattamento si avvia spontaneamente e non c'è bisogno di fare nulla. Si avvia con un'interazione istintiva, ed ecco qui che l'istinto materno si può davvero esplicare. Tutto procede in modo istintivo, senza fare, si fa da solo. Per quanto parlavi del bagnetto, l'OMS raccomanda che il bagnetto venga posticipato di 24 ore dopo il parto. Queste cose fanno un po' fatica ad essere recepite, ma diciamo che ci sono tutta una serie di procedure che non sono in realtà indispensabili da fare dopo il parto. Tutta una serie di interventi, anche la misurazione, anche l'Apgar stesso, possono essere fatti con il bambino appoggiato sulla pancia della mamma, proprio, o al seno della mamma, proprio perché è molto più importante mantenere questo contatto. Intanto che tu parli, rivivo quelli che sono stati i miei primi momenti col mio secondo figlio 6 mesi fa. Insomma, li ho ancora belli chiari, perché io ho deciso di partorire in casa e ho avuto la fortuna di avere
due ragazze speciali, due ostetriche, Roberta Nardulli e Maria Belen 40, che due ragazze giovanissime ma che hanno saputo tutelare questi primi momenti importantissimi della mamma e del suo bambino. E soprattutto, come hai detto tu, anche la possibilità di tenere il proprio bambino, passami il termine, sporco, questo per la formazione del microbiota intestinale, questi batteri importantissimi che se il bambino viene lavato subito c'è la possibilità che li perda, veramente importante, è tutta natura che purtroppo l'ospedalizzazione ha cancellato, come se pensiamo anche all'importanza della placenta. La placenta attaccata, che è la rianimazione più grande per un bambino, eppure ancora ad oggi, dopo pochi secondi dalla nascita, il cordone ombelicale viene tagliato ed è la fonte di respiro più importante per il nostro bambino in quei primi minuti, ore di vita. Che peccato. Speriamo ovviamente che il futuro sia diverso, molti ospedali stanno cambiando e speriamo che ci sia più tutela di quello che è la parte naturale, che mamma e bambino hanno una grandissima forza. Abbiamo una pausa pubblicitaria, rimanete con noi, come sapete siamo in diretta, potete intervenire se volete raccontare la vostra esperienza, se avete difficoltà nell'allattamento, noi ovviamente proseguiremo con l'argomento appena dopo la pubblicità. Bentornati qui in studio con noi, come sapete siamo in diretta e l'argomento della serata è il latte materno, un dono d'amore come lo abbiamo definito. E sono qui ovviamente con una grande esperta di allattamento, ve la ripresento per chi si fosse appena collegato con noi, Rita Perduca, IBCLC, significa consulente professionale certificata in allattamento materno. Allora Rita, abbiamo visto un po' quelle che sono le prime fasi di vita del bambino insieme alla mamma, l'importanza di attaccarlo, l'importanza ecco dell'attacco, cosa favorisce e soprattutto la stimolazione per l'arrivo di questa montata lattea. Montata lattea che tante mamme se la ricordano bene per il grande dolore, per gli ingorghi al seno, un momento anche quello abbastanza difficile, il bambino che piange, il seno pienissimo che fa fatica ad attaccarsi, e il male cresce, il bambino piange, insomma è tutto un pasticcio in quel momento lì. Ma questa montata, tu mi hai raccontato che certe mamme dicono ma a me la montata non è venuta. Sì, perché c'è un po' una narrazione epica della montata lattea, no? Forse ci arriva dalle nonne, c'è sempre qualcuno che ha avuto questa montata esplosiva, questi seni enormi, doloranti. In realtà se un bambino viene, come dicevamo prima, attaccato al seno subito dopo il parto e non c'è nessun tipo di interferenza, di separazione, di disturbo, quello che accade è semplicemente che c'è un cambiamento nelle caratteristiche del latte materno, per cui aumenta il suo volume. Questo succede, è una fase che la montata latte in realtà si chiama lattogenesi 2, è una fase che subentra dopo l'espulsione della placenta all'incirca intorno alle 72 ore dopo il parto, ma è una trasformazione che normalmente non dà dei sintomi dolorosi. Ricordo sempre che se è doloroso allattare significa che c'è qualcosa che non funziona. Questa è una cosa fondamentale che desidero proprio chiarire. Se c'è dolore vuol dire che l'allattamento non funziona. Quindi anche una montata lattea, fra virgolette, dolorosa e drammatica, in cui magari il bambino non si attacca, la mamma non sa cosa fare, è in crisi, segnala che c'è qualcosa da aggiustare, qualcosa da sistemare.
quando l'allattamento evolve in maniera indisturbata, appunto le mamme non si accorgono di quello che sta succedendo, cioè non si accorgono che si è entrata in questa nuova fase dell'allattamento, per cui aumenta il volume del latte, semplicemente perché il bambino si attacca davvero ogni volta che ne ha bisogno e quindi c'è un alternarsi delle poppate molto molto frequente. Il drenaggio del seno è continuo e quindi il latte viene continuamente trasferito al bambino e non c'è l'ingorgo, perché poi una montata lattea di questo genere è semplicemente un ingorgo. Ecco, cerchiamo di fare un po' chiarezza per vari punti. Allora, io devo dire di essere stata in entrambi i due casi, una posso raccontarla, anche se tu ovviamente mi dirai che c'era sicuramente qualcosa di sbagliato, e c'era. Una da montata lattea dolorosa, con difficoltà ad attaccare il bambino, ragadi, dolorosissime da piangere, ricordo, con Caspita. sangue, ma è la storia di tante mamme. Ma vuol dire che c'era già qualcosa che non andava già dall'inizio, un attacco scorretto. Quando si parla di attacco pieno, cosa stiamo a significare? Ovviamente stasera non facciamo una trasmissione dimostrativa che spieghiamo come attaccare correttamente, come mettersi, perché ci spiegherà anche Rita che anche le tue consulenze ovviamente variano da mamma Sì. a mamma, i consigli variano in base a quella che è la Sì. situazione, però ci sono alcune accortezze che in linea di massima vanno seguite, come ad esempio l'attacco pieno. Sì. Cosa significa questo attacco proprio pieno che riempie bene la bocca del bambino? Esatto. Allora, diciamo che, ecco, anche qui ci tengo a chiarire proprio un punto fondamentale. Se c'è dolore al seno, c'è sicuramente, soprattutto subito dopo il parto, c'è un problema meccanico. Quindi, il ricorso a unguenti, ausili di protezione, cicatrizzazione e quant'altro del seno non servono, non hanno, non portano nessun giovamento fin tanto che non è superato proprio il problema meccanico. Quello che è necessario è un attacco profondo, perché ecco, ricordo sempre che il bambino si attacca al seno e non al capezzolo, adesso questa è già una distinzione un pochino più specifica, però sappiamo bene che il capezzolo è una delle zone più sensibili del nostro corpo. Il bambino non deve insistere su questa parte, quindi deve oltrepassarlo e attaccarsi invece in una zona sicura, che è quella appunto dell'areola, prendendo in profondità in bocca il seno. Quindi, ecco, come già dicevi tu, ci sono poi situazioni molto diverse da una mamma, da una coppia, da una diade all'altra, che possono portare ad avere dolore o ad avere un attacco superficiale. Nel mio lavoro, cioè il mio lavoro si svolge proprio indagando quelle che sono le cause, quindi cercando di capire qual è il problema e dando alla mamma degli strumenti per poterlo superare, che possono essere appunto delle strategie di attacco o ecco, in generale delle strategie di attacco e delle posizioni più confortevoli, più rilassanti. Perché è importante in quel momento essere più rilassati Assolutamente, possibile. assolutamente, questo è fondamentale, è fondamentale. E spesso appunto stando più nella tecnica ci sono più difficoltà. Quindi il mio lavoro è anche quello di rendere, di far sì che la mamma si trovi in una situazione confortevole.
e protetta anche. È protetta, sì. Situazione confortevole. Dicevamo prima che nei primi giorni, che poi sono quelli più difficili per questa nuova famiglia che si crea, questa personcina che arriva a far parte della famiglia così piccola, ma che ha il potere di scombussolare qualsiasi piano, qualsiasi equilibrio. Quanto va protetta la mamma, nel senso quanto va ascoltata, quanto va tutelata, quanto va anche magari lasciata sola in quei momenti? Ci sono mamme e mamme, chi ha bisogno di compagnia, chi ha bisogno di parlare, chi ha bisogno di esternare, esatto, e chi invece ha bisogno di momenti di pura intimità, quasi sì, anche senza il compagno, marito, soltanto mamma e bambino. Quanto è importante cercare di rispettare questi primi momenti, soprattutto magari da parte dei familiari, degli amici che hanno tanta voglia di conoscere il bambino, perché ovviamente è così, è sempre stato così, però bisogna imparare ad essere un po' più cauti nell'entrare sì, nella vita di queste persone che stanno affrontando un momento veramente molto difficile. Sì. Guarda, è un aspetto molto molto importante che va di pari passo proprio con la gestione più concreta, più tecnica dell'allattamento. La mia formazione è fatta anche di counseling, oltre che di aspetti tecnici che io devo conoscere e poi devo saper trasferire a una mamma che ha bisogno di un linguaggio di un certo tipo, no? Però è importantissimo l'ascolto della mamma, un ascolto aperto, senza giudizio, è importantissimo rispettarla nei suoi tempi, nei suoi desideri, che possono anche sembrare strani, appunto, può non aver voglia, ci sono mamme che possono non aver voglia di ricevere visite. Spesso quando vado, io effettuo visite a domicilio e molto spesso mi viene la mamma, la puerpera, ha partorito magari da pochi giorni e vuole offrirmi il caffè. C'è questa strana particolarità e sappiamo benissimo che nel postparto preparare un caffè a un ospite che magari non conosci è già comunque qualcosa di sconvolgente, di estremamente impegnativo. Quindi ecco, la mamma ha bisogno di essere rispettata nei suoi tempi e nei suoi modi. E questo è un aspetto fondamentale che va di pari passo con definizione dell'attacco corretto, cioè non c'è una cosa senza l'altra. Quindi nel mio lavoro si tratta proprio di riequilibrare tutta una serie di fattori. È inutile che io stia a controllare il frenulo controllare il frenulo linguale del neonato quando questa mamma magari è stressata dalla suocera che va a fare visita tutti i giorni. Per fare degli esempi, ecco. Ecco, magari la stessa mamma si fa un po' di riguardo a dire alle persone che ha intorno a lasciarla, sì, diciamo, da sola, sì, tranquilla nel proprio spazio. In realtà la mamma ha il dovere di parlare, di esternare quello che ha dentro senza vergognarsi, perché il più delle volte si pensa sempre di non voler ferire l'altra persona quando in quel momento la persona che va tutelata sotto tutti gli aspetti è la mamma sì, insieme al proprio bambino, ovviamente. Sì, ma guarda, per questo io dico sempre, poi è un po' una mia, diciamo, inclinazione, una mia attitudine, no? Ma io penso veramente che l'allattamento sia una grandissima opportunità di crescita personale per la mamma, che poi può trasferire al suo bambino. Ma nel senso che può essere un'opportunità per affermare se stesse, per conoscere più a fondo i propri bisogni e per poi poterli manifestare. Se una mamma non è serena, difficilmente riesce ad allattare come desidera.
e a volte la difficoltà è proprio capire cosa dentro di sé non la sta rendendo serena. Ecco, un aspetto molto importante è anche l'importanza del sapersi fermare. Nel senso, solitamente si arriva a sera, chi ha latte e chi no, ovviamente adesso si stiamo parlando in generale di mamme che hanno partorito da poco, che sei stremato dalla giornata, magari dalle visite, come posso dire, dal magari tenere un po' in ordine la casa, arrivi a sera che magari non sei neanche riuscito a guardarti allo specchio e a farti una doccia, non esiste più il tempo con te stesso, ovviamente è tutto improntato verso il proprio bambino. Però bisogna anche imparare a riconoscere i propri limiti, ad accettarli e ad accettare anche la stanchezza. La debolezza è una grande prova questa, perché non vogliamo mai sentirci deboli, stanchi, non vogliamo ammetterlo, invece bisogna ammetterlo in questi casi e riconoscerlo e dire basta, adesso devo fermarmi, devo andare a letto, devo riposarmi, devo chiedere aiuto a qualcuno, magari alla suocera, alla propria madre, di tenere qualche ora al bambino, al proprio compagno per dormire o anche semplicemente lavarsi i capelli. Che ti dà un attimo quel momento di respiro, di ripresa un po' di te stessa. È importantissimo, un aspetto importantissimo. Allora, è anche, diciamo che l'allattamento dà la possibilità di ridefinire le proprie priorità, anche di ridefinire se stesse. Alcune cose che venivano date per scontate nella vita precedente possono diventare completamente ininfluenti. O il contrario, cose che sembrava non avessero significato in precedenza, improvvisamente diventano qualcosa di fonte di interesse. È un periodo di trasformazione il postparto, il puerperio, diciamo, tutta l'esogestazione, poi ancora avanti, fin tanto che la mamma allatta. È veramente un periodo di trasformazione in cui ci sono tantissime nuove suggestioni. La prima cosa da imparare è davvero ascoltarsi e capire di che cosa si ha veramente bisogno, senza paura di mettere in discussione i capisaldi magari della propria vita, cose che appunto sembravano indiscutibili fino a prima del parto. Quindi anche qui, ecco, la mamma ha bisogno di grandissimo rispetto. E ecco, parte del mio lavoro è proprio anche quello di dare la possibilità alla mamma di ascoltarsi. A volte, ecco, per qualche mamma è importantissimo fare la doccia, staccare un attimo, altre mamme si possono accorgere che non è assolutamente una cosa che le interessa in quel momento. E quindi anche fare la critica, ma come, non ti sei ancora in pigiama, sono le 11 del mattino, ecco, anche queste cose non aiutano, se per quella mamma è importante questo, quindi. Anche se la casa è sottosopra, Ah, ci chi se ne mancherebbe. importa? Ci Ci sono. sarà tempo per metterla in Prima ordine. le persone, poi le cose, Assolutamente. mai come in questo momento. Altro aspetto che mi piace parlare dell'allattamento materno, ovviamente, è la comodità. Io ricordo i primi momenti quando mi hanno detto: ecco, mettiti sul divano e d'ora in poi, per i tuoi prossimi mesi a venire, tu rimarrai qui, tieniti l'acqua di fianco, una bevanda e non ti muoverai più dal divano perché ti devi dedicare completamente ad allattare il bambino. Ovviamente una persona dinamica, dopo queste parole gli viene un po' un colpo, si sente un po' in gabbia. In realtà devo dire che a parte il primo sconforto iniziale, io ho iniziato ad andare dappertutto col mio bambino, ovviamente nei limiti di queste regole Covid, però dove si poteva andare io mi spostavo. Parliamo della comodità di avere il seno sempre a disposizione con la temperatura adatta, che tu sia in macchina, che tu sia in piedi, che tu sia nel mezzo di un centro commerciale. È
è sempre pronto. Verissimo. E il bambino può sempre avere la sua bevanda a temperatura ottimale, una bevanda che io definirei oro bianco. Chiedo alla regia se ha voglia di mandarci la grafica che abbiamo messo, i latti più comuni rispetto ovviamente a quello materno a confronto. Noi abbiamo messo, vabbè, latte materno ovviamente, latte vaccino, latte artificiale, ecco, e latte di asina. Il latte di asina ci tenevamo particolarmente ad averlo in questa grafica perché ovviamente in sostituzione al latte materno è stato definito quello più simile al latte materno. Vedo che tu già sei sconfortata. Hai voglia di commentare un attimo questi componenti, le percentuali, metterlo un po' a confronto, ovviamente parlandoci del latte materno, dell'importanza? Allora, diciamo che l'unico latte per il cucciolo dell'uomo è il latte materno. Questa è la cosa fondamentale. Ce l'abbiamo a disposizione perché dovremmo pensare di usare qualcosa che comunque non è stato creato per il cucciolo dell'uomo. Quindi ti interrompo. Tutte le volte che ci diranno il tuo latte non è sufficiente, il tuo latte non fa crescere il tuo bambino, il tuo latte è acqua, stoppiamoli subito. Assolutamente. A proposito, volevo riferirmi a una cosa che dicevi prima, no? Dicevi che nella nostra cultura viene considerato il latte formulato come la prima scelta. Secondo l'OMS è la quarta scelta. Prima c'è l'allattamento dal seno materno, poi c'è il latte tirato, quindi non offerto direttamente dal seno ma somministrato con il biberon, poi c'è il latte di banca, perché ricordiamoci che c'è questa opportunità soprattutto esclusivamente per i bambini pretermine, però abbiamo a disposizione il latte di banca che è comunque un latte umano e trattato per essere somministrato ad altri neonati, e solo come quarta scelta c'è il latte formulato, che è di derivazione dal latte vaccino. Non è latte di mucca, non è il latte della centrale, ma deve essere sottoposto a tutta una serie di processi, certo, industriali di trasformazione per assomigliare vagamente al latte materno. Ci soffermiamo su alcuni punti, come ad esempio i grassi, le proteine, il lattosio. Sì. Allora, ogni latte di mammifero è specie specifico, cioè ha delle caratteristiche specifiche per quel mammifero in particolare. La caratteristica del latte materno è, si vede bene confrontata con quello vaccino, è quella di avere, di essere molto ricco di carboidrati, mentre il latte vaccino è molto ricco di proteine. Ma questo perché le caratteristiche dei due mammiferi sono molto diverse. Quello che serve al cucciolo dell'uomo è un nutrimento che permetta uno sviluppo del cervello e del sistema nervoso molto, molto veloce e esponenziale. Noi nasciamo con un cervello che ha bisogno di svilupparsi, diventare estremamente più complesso di com'è alla nascita, mentre il vitello ha bisogno di una struttura muscolare molto forte, nasce e si regge subito in piedi e ha bisogno di sviluppare il suo corpo, la sua muscolatura in un certo modo. Quindi le caratteristiche del latte di ogni mammifero servono proprio a sviluppare diversamente il cucciolo. Poi ci sono altri fattori, ecco, ci tengo a precisare che ci sono molti fattori, qui non li vedo specificati,
ci sono, la cosa interessante è che ci sono dei fattori non nutritivi nel latte materno, in tutti i latti materni. Non serve solo a far crescere, ad ingrassare il bambino, no? Ci sono dei fattori che servono, sono ormoni, sono dei fattori di crescita per i vari organi, ci sono dei fattori che sostengono il sistema immunitario. Ad esempio, una cosa interessante che è una scoperta recente, abbiamo più di 100 oligosaccaridi nel latte materno umano che non si capiva bene a cosa servissero, perché non vengono digeriti dall'organismo del bambino. Abbiamo scoperto negli ultimi 10 anni che questi oligosaccaridi sono dei prebiotici che servono a nutrire la flora batterica intestinale del bambino. Quindi diciamo che il latte materno non è un alimento, è estremamente riduttivo definirlo un alimento. Il latte formulato è un alimento. Il latte materno è un tessuto vivo che sostiene a 360 gradi un organismo. E questa è la cosa fantastica che possiamo dare, una goccia per volta, ai nostri bambini. Non può essere sostituito da nient'altro. Ovviamente poi si tratta di fare delle scelte, e siamo libere di fare scelte il più possibile, ovviamente in consapevolezza, e quindi diciamo che ad oggi è una possibilità l'allattamento, è una possibilità che una madre sceglie consapevolmente, mentre in altri tempi non c'erano alternative. Ecco Rita, adesso abbiamo guardato appunto la composizione, giustamente hai spiegato che ci sono altri componenti che non sono evidenziati, sì, qua nella tabella, sì, fondamentali. Ad esempio il ferro. Non ecco, vedo. Il ferro. Sì, ci sono. Ecco, il latte d'asina è più carente in ferro rispetto a quello materno. Comunque anche qui ci sono delle componenti che sono specie specifiche, cioè per quello, ecco, mi viene un paradosso da dire. E spero che a nessuno venga in mente di fare una cosa del genere. Il latte più simile a quello umano è quello di scimmia, perché è il mammifero più simile a noi. Spero che a nessuno venga mai in mente di pensare a qualcosa del genere, ma ripeto, perché dovremmo pensare di sostituire qualcosa che viene, certo, secreto dalle nostre ghiandole in modo naturale. E questa è la grande aberrazione a cui stiamo assistendo, certo, dalla rivoluzione industriale in poi, alla fine. Rita, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria. Yes. Appena entriamo dalla pubblicità, un altro argomento molto importante è il periodo di allattamento. Perché una volta si pensava che a 4 mesi il bambino fosse già completamente pronto per iniziare uno svezzamento. Ad oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 6 mesi, sì, di latte, meglio se quello materno, per poi proseguire fino all'anno di vita del bambino e oltre, quando c'è la possibilità, ovviamente iniziando anche uno svezzamento parallelo. Però lo svezzamento non deve essere la parte fondamentale dell'alimentazione del bambino. Le prime pappe, i primi assaggi devono essere una parte complementare all'allattamento materno. Ma adesso ci lasciamo per la pausa pubblicitaria, rimanete con noi, ricordo che siamo in diretta, quindi se avete domande sono sempre ben accette.
Bentornati in studio qui con noi. Latte materno, un dono d'amore è il tema di questa puntata di Box Salute. Lo stiamo ovviamente affrontando insieme ad un'esperta, una consulente professionale certificata in allattamento materno. Sto parlando di Rita Perduca, definita anche IBCLC, con questa sigla che sta pian piano prendendo piede anche nel nostro paese. Allora Rita, sono tanti gli aspetti che tocchiamo questa sera sull'allattamento materno, abbiamo visto diversi punti, ci tenevamo anche ad affrontare un altro discorso. Dicevamo prima della pausa pubblicitaria che ad oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità caldamente consiglia un allattamento materno, come dicevi tu, come prima scelta, fino ai 6 mesi di vita del bambino, come unico alimento, per poi arrivare all'anno di età, iniziando ad introdurre piano piano anche degli altri cibi, quando il bambino ci fa capire ovviamente che è pronto. Ci vuoi un attimo raccontare questo momento anche dello svezzamento? Forse ancora quello più che mette in difficoltà la mamma sono prima di arrivare ai 6 mesi, che il bambino insomma cresce, inizia ad avere fame, e solitamente chi è intorno dice sempre: il tuo bambino ha fame, ha bisogno di qualcosa di solido. Fino a poco tempo fa, ma ci sono tantissimi pediatri che consigliano ancora oggi a quattro mesi di iniziare a svezzare il bambino con la frutta. Qual è la tua posizione? Cosa ne pensi? Allora, io sposo ovviamente la posizione dell'OMS, che poi è stata sposata anche dal nostro Ministero della Salute. Quindi non, ma perché? Perché il bambino non è ancora pronto, non c'è nessun tipo di maturità né a livello fisico né proprio a livello metabolico per assumere cibi diversi dal latte materno. È vero che una volta si svezzava a 3 mesi, e, insomma, sopravviviamo comunque, noi umani ci adattiamo a qualunque cosa, sopravviviamo a qualunque calamità naturale, quindi sopravviviamo anche a uno svezzamento fatto a 3 mesi, ma se vogliamo rispettare la fisiologia e lo sviluppo del bambino, ci devono essere dei segnali specifici che ci dà il bambino. Quindi è il bambino che manifesta il momento in cui è pronto per assumere i cibi solidi, e sono dei segnali abbastanza evidenti per un occhio esperto, anche se a volte effettivamente, come dici tu, c'è una pressione sociale forte, no? È un po' come un ingresso in società. Il bambino inizia, fa qualcosa di nuovo ed è prendere i cibi solidi, quindi tutto intorno al bambino è un po' come se ci fosse una gara, no? Anche le mamme stesse cominciano a dire: ah, il mio mangia già la mela, mangia, insomma, e quindi c'è molta aspettativa rispetto a questo evento. In realtà è un evento estremamente graduale, come tutti i processi naturali. Nessun processo naturale avviene da un momento all'altro con un cambiamento drastico. Quello che succede è che un po' come per altre fasi dello sviluppo del bambino, non è che improvvisamente si alza in piedi e cammina, o improvvisamente si mette a parlare, cioè ci sono tutte delle fasi preparatorie, e questo avviene anche con l'avvicinamento ai cibi solidi. Quindi il bambino deve fondamentalmente non avere più il riflesso di protrusione della lingua, non deve essere in grado di stare seduto senza sostegni e quindi non appoggiato al seggiolone. Questo non significa che tutta la sua struttura muscolare è pronta. Deve manifestare interesse per il cibo, ma manifestare interesse per il cibo non è solo guardare la mamma quando mangia, questo è un inizio, è un po' come gattonare per un bambino che poi camminerà. E
deve aver compiuto i 6 mesi, difficile che un bambino sia pronto intorno ai 5 mesi e mezzo, mi è capitato qualche bambino già pronto, però più spesso avviene dopo i 6 mesi questo primo approccio con i cibi solidi, e poi deve essere in grado di afferrare, quindi avere una capacità di prensione fine e portare alla bocca direttamente. Tutto questo, bellissima questa infografica, tutto questo avviene appunto con tantissima gradualità e sempre nel rispetto del bambino, cioè non è la mamma che imbocca il bambino come siamo stati abituati a vedere, ma è il bambino che da solo sperimenta nuovi gusti, nuove consistenze, comincia a toccarle, comincia ad assaporarle, ma rimane prevalente per molto tempo il latte materno in questa fase, che è proprio una fase di assaggio, di sperimentazione, di gioco. Il mio latte non è acqua. Esatto. Il mio latte non è acqua. Questa è un'infografica abbastanza nota, che è stata fatta su una ricerca di ormai qualche anno fa, 5-6 anni fa, adesso non ricordo esattamente di quanto, e è stato confrontato il latte per un neonato rispetto al latte prodotto per un bambino nel secondo anno di vita, mi sembra intorno ai 17 mesi addirittura. E finalmente insomma, si è diffusa la consapevolezza che non è vero che il latte diventa acqua dopo tempo. Al contrario, il latte materno si adatta perfettamente a quelle che sono le esigenze di un bambino che sta crescendo. E la parte scura, diciamo che il grafico scuro, grigio scuro, rappresenta la quantità dei vari componenti in un bambino grandicello, quindi un bambino intorno ai 2 anni. La parte grigio chiaro invece indica le stesse componenti in un neonato. E cosa salta agli occhi? Innanzitutto, come puoi vedere, che le sostanze utili al sistema immunitario, quindi le IgA secretorie, l'isozima e la lattoferrina in particolar modo, sono molto più elevate quando il bambino è grande. Quindi, quando un bambino comincia a interagire con l'ambiente esterno, cammina, tocca dappertutto, si mette le mani in bocca e sperimenta l'ambiente esterno, ha bisogno di un sostegno a livello di sistema immunitario più elevato di quando è semplicemente in braccio alla mamma. E quindi il latte materno risponde prontamente a questa esigenza, sa cosa deve fare per supportare il bambino, che altrimenti sarebbe esposto a un maggior numero di contatti, di infezioni batteriche. E ricordo che il sistema immunitario di un bambino è immaturo, non è ancora completo per anni e anni, guarda caso per tutto il tempo in cui il bambino può attaccarsi al seno. Poi ci sono altre sostanze importanti, ci sono dei nutrienti che aumentano, ci sono le proteine che aumentano, i grassi aumentano, anche dei minerali, quindi non è assolutamente vero, altri diminuiscono, ma perché servono di meno, ma non è assolutamente vero, anzi è totalmente falso, che allattare dopo l'anno di vita, dopo 2 anni di vita, dopo 3 anni di vita sia inutile. Ossia, come spesso viene detto, un vizio, perché poi entrano queste cose, no? È un vizio, tu non lo vuoi rendere indipendente, no, caspita, qui è chiaro perché un bambino si attacca al seno. E anche una sola poppata al giorno è fondamentale. Poi, ecco, ogni mamma sceglie, ci sono mamme che scelgono di proseguire l'allattamento, altre di ridurre le poppate o di interrompere, ma anche qui è importante essere consapevoli
che ogni singola goccia di latte può essere veramente un dono prezioso per il bambino, ma anche per se stesse, perché ricordiamo che l'allattamento è un sostegno anche per la salute materna, non solo per la salute del bambino. Produzione di latte varia dalla mattina alla sera alla notte. Certo. Collegandoci anche sempre a questo discorso che hai appena affrontato, solitamente la mamma va un po' in crisi quando la notte non si dorme più, se magari nei primi mesi di vita si riusciva a tirare quelle 2-3 ore, parliamo sempre ovviamente di allattamento materno, arrivi a un punto che magari ogni ora il bambino ha una richiesta di attaccarsi. Cosa sta succedendo? La notte è un momento particolare? Il bambino chiede attenzioni della mamma o c'è proprio una stimolazione della produzione del latte? Guarda, hai fatto una domanda bellissima che penso che possa interessare a molte mamme, perché il discorso dell'allattamento notturno anche qui è molto articolato. Cambia, cioè ogni diade mamma e bambino vive delle esperienze diverse, anche in momenti diversi della loro vita. Perfettamente normale che qualunque bambino abbia dei risvegli notturni anche fino al quarto anno di vita, terzo, quarto anno di vita. Questo è normale e prescinde dall'allattamento, prescinde dal fatto che il bambino sia o meno allattato. Questo succede perché i ritmi, i cicli sonno-veglia di un bambino, ancora in una fase di sviluppo e di evoluzione di tutto il suo sistema nervoso, sono differenti da quelli di un adulto. Quindi questo è normale a prescindere. Se poi il bambino è allattato, a questi risvegli fisiologici, funzionali, perché ricordo che il sonno REM, che è il sonno più leggero, insomma quello, un sonno vigile, è fondamentale per lo sviluppo del sistema nervoso. Ecco, se il bambino è allattato, a queste fasi di risveglio successive a quelle del sonno REM, corrisponde una poppata. La poppata serve al bambino per sostenere il suo sistema nervoso, per sostenere e per rilassarsi e riaddormentarsi immediatamente. Quindi anche qui, se viene vissuto come fisiologico questo processo, forse la mamma, e questo fa un po' parte del mio lavoro, no? Dare alla mamma dei riferimenti relativi alla fisiologia di quello che le sta succedendo, in modo tale che possa organizzarsi per vivere meglio la notte, sapendo anche che, ad esempio, che i livelli di prolattina durante la notte sono più elevati. La prolattina viene stimolata proprio dalla suzione frequente del bambino, quindi il bambino che si attacca spesso di notte fa produrre alla mamma più prolattina, e questa prolattina serve a rendere la mamma più disponibile alle cure materne, disponibile ad assecondare i risvegli del bambino. Spesso le mamme che allattano durante la notte sono meno insofferenti di quelle che invece devono alzarsi e preparare un biberon. Questo perché hanno questo sostegno dal punto di vista ormonale. Quindi anche qui c'è tutto veramente un processo, tutto un sistema di sostegno a 360 gradi, sia per la mamma che per il bambino, grazie all'allattamento, che viene meno quando, ecco, ad esempio, se alla mamma viene detto che è sbagliato che il suo bambino si svegli di notte, certo che può vivere molto peggio questa esperienza, mentre se invece sa che i risvegli sono fondamentali, li accetta in modo diverso e si organizza per viverli diversamente.
Ecco, tornando ai primi momenti di vita del bambino, i primi giorni che la mamma ancora deve conoscere il proprio bambino, quali sono i segnali di fame? Perché una cosa molto importante è non arrivare alla poppata quando il bambino ha già urlato, quando è già disperato, sì. Perché in quel momento lì il bambino è già molto nervoso, la mamma lo sente piangere, si innervosisce, è una catena di emozioni tra virgolette negative che portano a vivere quel momento lì ancora con più difficoltà. Quanto è importante prevenire e capire quali sono questi segnali di fame che possono farci capire che il bambino è pronto, che è ora di allattarlo, senza farlo ovviamente arrivare al pianto. Sì. Anche questo non è un viziare il nostro bambino, no. Ma è la natura sempre. Sì, anche questa è una domanda molto interessante. Allora, diciamo che il pianto è un segnale tardivo, ma è un po' come succede a noi, no? Quando piangiamo dalla fame, quando veramente siamo disperati, siamo affamati, siamo in crisi profonda. E lo stesso è per il bambino, perché ci dimentichiamo che il bambino è una persona, il bambino è competente, il pianto è qualcosa a cui ricorre quando non viene ascoltato precedentemente. Quindi, in teoria non si dovrebbe arrivare al pianto, non si dovrebbe mai arrivare alla disperazione. Ci sono dei segnali molto precedenti che spesso vengono scambiati per sorrisi, per vocalizzi, per anche movimenti che il bambino fa per attirare l'attenzione. In realtà un bambino si attacca al seno in tutte le situazioni anche di veglia quieta, sono tutti degli ottimi momenti per attaccare il bambino, ma quando comincia a fare qualche piccolo vocalizzo, comincia a fare dei movimenti con la testa, con le mani, degli schiocchi anche con la glottide, sono tutti segnali, sono tutti richiami che il bambino fa perché vuole essere allattato. Allora, queste sono indicazioni che posso dare se il bambino non è con la mamma, cioè se è separato dalla mamma, allora ci sono tutti questi richiami. Se il bambino è invece in braccio alla mamma, la mamma è in grado, quindi questa è l'importanza del contatto e della vicinanza il più possibile da incoraggiare fra mamma e bambino, perché in realtà non dovrebbe neanche segnalarlo il bambino. Adesso so che sto facendo un discorso abbastanza forte, ma ci sono dei segnali così sottili che è anche difficile descriverli, e quindi il mio suggerimento è di offrire anche quando il bambino non segnala, proprio per impararli questi, per imparare questo linguaggio. Quindi Rita, ti chiedo una cosa, sì. Ma far passare, quando ci dicono lascia passare almeno 2-3 ore tra una poppata e l'altra, stai cancellando tutto, tutto sì. Quello che ci è sempre stato sì. Insegnato. E, si sta parlando di allattamento a richiesta o si sta parlando in generale di allattamento come, al seno come dovrebbe essere correttamente? Allora, se si parla di orario non si parla di richiesta. Io una cosa che dico sempre è che i nostri bambini non sanno cosa sia il tempo. Quella è una nostra certo. Necessità, certo. Perché noi dobbiamo andare a prendere il treno, dobbiamo timbrare il cartellino, abbiamo l'appuntamento con l'amica. I bambini hanno una dimensione spazio-temporale che è completamente differente e la madre stessa entra in questa dimensione se è supportata. Per cui, ecco, il numero di poppate, la durata delle poppate non hanno veramente senso.
Però mi rendo conto che sia difficile descrivere qualcosa del genere se non si ha fatto l'esperienza, e forse tu avendo fatto questa esperienza mi puoi capire, però ecco, quello che penso che possa essere utile per i telespettatori è sapere che il latte materno è estremamente digeribile. Diciamo che si digerisce nell'arco di un'ora, un'ora e mezza, ma in realtà i motivi per cui il bambino ha bisogno di stare al seno non sono solo dei motivi legati alla nutrizione, quindi non ha solo bisogno di mangiare, ha anche bisogno di contatto, di presenza, di protezione, di calore, e quindi il seno per il neonato ha anche tutte queste valenze, cioè il neonato sa di essere al sicuro e di poter sopravvivere solo se è attaccato al seno. Quindi al di là delle tempistiche, un neonato è sempre attaccato al seno, è ancora, come dicono magari le persone intorno, ma si è attaccato 10 minuti fa, come mai vuole ancora il seno? Ma perché non è solo un'esigenza di nutrizione. Un bambino, come vedi, in braccio alla mamma ha tutto quello che le serve, perché è semplicemente passato al piano di sopra rispetto all'utero materno. Per 9 mesi è stato all'interno del corpo della mamma. Successivamente, per tutto il periodo dell'esogestazione, che non sono i 40 giorni di cui si parlava una volta, l'esogestazione dura 9 mesi, un anno, ha dei tempi molto più lunghi. Per tutto questo periodo il rifugio e la sicurezza che un neonato può avere è fra le braccia della mamma. E la garanzia di essere fra le braccia della mamma ce l'ha quando è attaccato al seno. Quindi ci è arrivata una domanda che può anticipare un po' quello che ti volevo chiedere. Appunto chiedeva che il seno alla sera è vuoto, il bambino piange e va completamente in tilt. Chiede cosa succede. Anticipa un po' quelle che sono l'argomento che appunto volevo affrontare insieme a te, cioè le fasi della produzione di latte, come cambia lo stesso latte durante la giornata, sì. Perché alla mattina solitamente si tende ad avere un latte più liquido, tanto da bagnarsi, da bagnare le magliette, da non sapere più come fare a fermarlo. Alla sera, come dice questa telespettatrice, le sembra di avere meno latte, di non avere latte, che è un po' la paura di tutte le mamme. Cosa succede in realtà, Rita? Ma allora, sicuramente il latte, cioè appunto come dicevi tu, il latte varia in composizione e in quantità nell'arco delle 24 ore, ma anche all'interno della stessa poppata, anche da un seno all'altro. Praticamente è impossibile analizzare il latte materno perché di quella donna, perché varia continuamente, varia a seconda dei bisogni del bambino, a seconda di tantissimi fattori. Quello che sappiamo, così in linea molto generale, è che è molto più diluito, c'è molta più acqua la mattina piuttosto che la sera. Quindi non c'è meno latte la sera, non è che il seno è svuotato, semplicemente ecco, la prima spiegazione è che è molto più concentrato. Quindi la sera appunto le mamme vanno un po' in allarme perché il bambino è spesso attaccato al seno e il seno rimane più vuoto. Spesso quindi alla sera c'è il ricorso nei momenti di crisi alla famosa aggiunta, perché la percezione materna è quella di un bambino più irrequieto e di avere meno latte.
Un bambino che addirittura magari non si vuole neanche attaccare al seno, che magari anche questo fa pensare che abbia già svuotato completamente il seno e che sia indignato di fronte a quello che... In realtà non è così neanche no, quello. No, non è così. Ripeto, il bambino comunica attraverso il seno. Cioè, no, non lo ripeto, forse lo sto dicendo per la prima volta. Comunque, l'allattamento è anche un linguaggio. Il bambino comunica attraverso il seno. L'irrequietezza al seno del bambino non necessariamente significa che non c'è più latte. Il bambino sta dicendo altro. Tipicamente alla sera una delle cose che spesso dice è che è stanco. Anche qui però è tutta una situazione molto complessa. La sera è il momento delle coliche serali. Quelle che vengono definite coliche serali. In realtà il bambino non ha un disturbo fisico, ma molto probabilmente ha bisogno che vengano modificate le condizioni ambientali e oltre all'ambiente esterno, il primo ambiente della madre, del bambino è la madre stessa. Quindi ha bisogno di una mamma più rilassata, di un riflesso di emissione migliore, ha bisogno di sostanze differenti presenti nel latte materno e anche di un'energia diversa a livello dell'ambiente. Molto banalmente, e qui sto dando un po' una ricetta generica, però se c'è qualche mamma che sta vivendo questa situazione la invito a sperimentare, molto banalmente, invece di ricorrere al biberon con l'aggiunta, una cosa che la mamma può sperimentare è di andare a letto con il suo bambino e allattarlo, anche se deve ancora finire di cenare, anche se deve ancora mettere i piatti in lavastoviglie, anche se è il momento di fare una chiacchiera con il marito. Molto spesso questo cambia la situazione, il bambino si rilassa, la mamma si rilassa, entrambi si addormentano e non ci sono più coliche serali, non c'è più il problema della scarsità di latte, e se ne riparla il giorno dopo. Soprattutto in conclusione di questa parte, l'importanza anche di creare un ambiente buio. Un Sì. ambiente silenzioso, soprattutto nel momento della sera, quando magari ci concediamo anche un po' di tempo davanti alla televisione, a chi non piace, a chi non rilassa. In realtà, proprio l'importanza di ricreare un ambiente il più buio e tranquillo per il bambino, questo sicuramente favorisce la calma, questa ricerca di tranquillità di cui hanno veramente bisogno, perché i bambini hanno questa capacità di assorbire tutte le vibrazioni che noi emaniamo. Ovviamente se sono vibrazioni di ansia, nervosismo e stress, che sono ovviamente comprensibili in una mamma Chiaro. perché è un momento delicatissimo, l'abbiamo detto tante volte, però il bambino non farà altro che reagire come uno specchio. Sì. Quello che siamo noi farà anche Farà lui. anche lui, ma è anche proprio tutto mediato dagli ormoni. Una mamma cioè che vive in un ambiente con un'illuminazione di questo tipo, con degli schermi come il PC, il cellulare, il televisore, non produrrà melatonina. E quindi non potrà trasferirla al Certo. bambino. Anche altri ormoni, tipo la serotonina, che sono ormoni che rilassano, non può trasferirli al bambino. Ricordo che appunto la mamma è vicariante in tutto questo. Quindi perché si dice di rilassare la mamma? Perché la mamma può tradurre questo suo Certo. rilassamento in tutta una serie di sostanze che creano benessere al bambino. Assolutamente. Ma normalmente la mamma non vede l'ora di andare a dormire, quindi non credo che Vero. sia una forzatura per È lei. vero. Pausa pubblicitaria, l'ultima, e rimanete con noi per appunto l'ultima parte di Box Salute.
Eccoci qua, bentornati, ultima parte di Box Salute, come sapete è dedicata all'allattamento al seno, l'abbiamo definito un dono d'amore sia per questa sostanza importantissima e unica per la crescita del nostro cucciolo di uomo, ma anche perché si crea questo legame meraviglioso tra la mamma e il bambino. Ovviamente non abbiamo parlato in modo totalmente idilliaco perché abbiamo riportato anche insieme a Rita, che sorride qua insieme a me, Rita Perduca, IBCL consulente professionale certificata in allattamento materno. Abbiamo parlato ovviamente di questo momento come, insomma, una dura prova per la mamma, non per tutte, non si generalizza, ma per tante è veramente un momento molto difficile, ma tutto è superabile, soprattutto quando si hanno dei buoni consigli. Ovviamente qua entra in gioco quello che è il ruolo della IBCLC, importantissimo per aiutare la mamma a correggere quello che va in questo piccolo binomio che si è appena formato. Rita, so che abbiamo tra pochissimo una chiamata, una telespettatrice che vuole partecipare. Nel frattempo, io e te intanto parlavamo sempre anche durante la pubblicità, abbiamo parlato della possibilità che un seno produca più di un altro, che non sempre siano bilanciati nella produzione. Quindi può capitare? Assolutamente. E il bambino sopravvive lo stesso? Certo. Allora, è un'aspettativa irrealistica che i due seni funzionino allo stesso modo. La maggior parte delle mamme, ma penso tutte, magari pensando di essere strane loro, però avranno notato che i due seni hanno produzioni differenti, hanno forme differenti, il bambino ha delle preferenze differenti, si attacca di più da questa parte, preferisce l'altro. In realtà questo è, anche qui la natura non ha sbagliato niente. I due seni possono avere funzioni diverse. A volte le mamme si accorgono che un seno viene preferito quando il bambino ha più bisogno di essere nutrito e magari un altro è preferito quando il bambino ha bisogno di addormentarsi. Spesso è proprio il seno che produce di meno che viene usato istintivamente dalla mamma per far addormentare il bambino, perché c'è meno bisogno di riempirsi la bocca e la pancia di latte e c'è più bisogno di una suzione con un effetto rilassante. Questo non significa che sia un seno di serie B, assolutamente, o che sia un seno che non ha latte. Avrà caratteristiche diverse, come dicevamo prima, la composizione può essere differente è perfettamente funzionale per quello specifico bisogno che ha il bambino. Quindi offrire entrambi i seni e lasciar decidere al bambino è sempre la cosa migliore e sapere che si è sempre comunque perfette. I rigurgiti. Yes. È un qualcosa che solitamente spaventa un po' la mamma, soprattutto all'inizio, perché si pensa che magari il proprio figlio non possa crescere correttamente perché non... diciamo butta fuori quello che secondo lei era il latte necessario per la crescita. Cosa succede con i rigurgiti? Quando dobbiamo preoccuparci e quando in realtà sono fisiologici? Allora, chiariamo subito che la grossa differenza è fra... il rigurgito di latte materno non è mai qualcosa di cui allarmarci. E è una grande differenza rispetto al rigurgito invece di un bambino che assume latte formulato. Sono due cose completamente diverse. Allattamento materno e nutrizione artificiale sono due mondi completamente opposti che seguono logiche imparagonabili. Quindi se parliamo di rigurgiti di latte materno, normalmente non devono allarmare la mamma, soprattutto se sono episodi sporadici. Spesso sono legati o a un trasferimento di latte superiore a quelle che sono le capacità del bambino di gestirlo in quel momento,
oppure anche a degli stati di ipereccitazione del bambino, per cui un po' come succede a noi adulti, a volte non riusciamo a gestire quello che mangiamo. Con una serie di disturbi. Ovviamente il bambino reagisce in maniera più immediata e appunto butta fuori quello che ha ingerito. A volte succede perché il bambino viene messo troppo bruscamente, appoggiato giù troppo bruscamente, oppure perché c'è uno stato di agitazione intorno. Diciamo che non è il rigurgito in sé analizzare, ma tutto quello che avviene intorno, quindi è sempre qualcosa da contestualizzare, per come lavoro io è sempre qualcosa da contestualizzare con la situazione. Poi ci sono rigurgiti legati a una determinata situazione, rigurgiti determinati da altro, ma non sono una patologia, ecco, sono dei segnali. E Mughetto, e discorso trasmissione, bocca del bambino, seno della mamma, un discorso legato anche all'igiene, come bisogna tenere pulito il seno? Allora, in realtà la candida al seno, anche se è stato un po' una specie di mito degli ultimi anni, la candida al seno in realtà non è praticamente mai responsabile del dolore al seno. Questa è una cosa che ci tengo a dire, perché spesso io incontro mamme che hanno fatto anche varie, svariate dosi di fluconazolo senza avere risultato, ma è perché non era candida al seno. Recentemente appunto è uscito uno studio per cui è stato analizzato è stato evidenziato che i sospetti di candida al seno erano in realtà delle infezioni batteriche o comunque sono altro. Spesso diciamo che è evidente ormai, le evidenze ci dicono che tutte le volte che viene sospettata una candida al seno è perché non si è individuata qual è la vera causa del dolore. Purtroppo è così, me ne rendo conto, anni fa era una cosa che sospettavo anch'io, in realtà non è così. Rita, facciamo fatica un po' a prendere le chiamate, questa sera ci sono un po' di problemi. Un'altra domanda che c'era arrivata è il discorso appunto legato al ciclo mestruale. Sì. Una mamma ha chiamato che era parecchio spaventata dall'arrivo di questo, dalla possibilità, ecco, dell'arrivo del ciclo mestruale anche durante l'allattamento, che può capitare perché non sempre allattamento significa assenza di ciclo, amenorrea. E la paura era proprio che il ciclo mestruale potesse modificare la produzione del suo latte andando addirittura a perderlo. Come influisce il ciclo sulla produzione di latte e sull'allattamento? Non influisce. Qualche mamma durante il ritorno delle prime mestruazioni si accorge che il bambino è un pochino agitato. Qualche giorno prima, qualche giorno durante le mestruazioni. In realtà la mamma può tranquillamente mestruare e continuare ad allattare. Non c'è nessun rischio di sottrarre, diciamo, delle sostanze nutritive al bambino, e come non c'è nessun rischio di sofferenza da parte della madre.
quindi possono tranquillamente convivere queste due esperienze. Ok, altra domanda che ci è arrivata da una telespettatrice, appunto chiede, non so se saprai risponderci Rita, penso di sì, in che percentuale arriva al nostro bambino quello che noi mangiamo, se beviamo un bicchiere di vino, se fumiamo una sigaretta, in che percentuale arriva? C'è uno studio che può dimostrarci quanto passiamo al nostro bambino magari dei nostri comportamenti non troppo corretti durante l'allattamento, che però alcune mamme ogni tanto devono cedere anche per il benessere della psiche. Sì, assolutamente. Dicevamo che qualche bicchiere di birra a volte allattando viene voglia di berlo, non tanto per fare latte ma quanto per rilassarsi un pochino. Adesso questo è uno scherzo ovviamente. Una volta si diceva che la birra faceva latte. In realtà la birra, come tutte le sostanze alcoliche, sarebbe meglio non assumerla in allattamento, ma per un semplice motivo, perché la stessa percentuale di alcol che c'è nel flusso sanguigno è presente anche nel latte materno. La buona notizia è che si metabolizza molto velocemente l'alcol, quindi se viene voglia di fare un brindisi, magari al battesimo, insomma in qualche occasione, o di bere appunto un po' qualcosa, è importante lasciar passare un paio d'ore prima di allattare, però si può fare, ecco. Si può fare con questa accortezza, quindi non è una privazione assoluta, deve essere fatta con attenzione. Altra domanda che appunto ci è arrivata prima, ci sono alimenti che stimolano la produzione di latte? No. E ti faccio io la domanda opposta, ci sono alimenti da evitare durante l'allattamento? No, allora... un'alimentazione sana con alimenti, con cibi naturali il più possibile, insomma, vicini allo stato naturale, è assolutamente raccomandata. Quindi varietà e naturalità il più possibile, ma questo, certo. Questo è normale, è solo questione di buon senso. Ciò che appunto, il latte materno viene sintetizzato dal sangue, quindi non è che quello che, cioè, se mangiamo i fagioli non è che poi il bambino avrà le coliche o la verdura, anzi la varietà è un ottimo, insomma è una cosa buona sia per la mamma che per il bambino. Abbiamo una chiamata, Rita, vediamo se riusciamo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, ci dice il suo nome, da dove ci chiama? Sì, io sono Federica, siamo da Agola in provincia di Mantova. Benissimo, benvenuta. Qual è la sua domanda? Grazie. Allora, la mia domanda è questa. Io ho un bambino di 7 mesi, appena compiuti, e da sarà una settimana, due settimane circa, inizia a esserci l'incisivo, il primo dentino, l'incisivo inferiore, ecco. E io attualmente gli do 4 pasti, quindi abbiamo la colazione, latte materno, poi c'è la pappa a pranzo, poi a merenda latte materno con l'aggiunta della formula, a cena la pappa. La sua domanda era appunto, voleva sapere, sì sì la sentiamo, la sentiamo, voleva sapere un esperto o ha una domanda in particolare? No, no, la mia domanda è questa, da quando, insomma, da quando c'è l'incisivo, io faccio molta molta fatica a dare il seno al bambino, cioè sono tipo 3-4 giorni che sta diventando veramente molto molto doloroso. Ho usato anche il paracapezzolo, ma nonostante questo rimane molto doloroso, ecco. Quindi volevo capire magari dalla consulente se ci sono strategie, se c'è qualcosa che posso fare, perché non vorrei smettere di allattare al seno, però così diventa veramente impossibile, ecco. Quindi volevo un attimo capire se c'è qualcosa che posso farti, mi può consigliare, certo, qualcosa. Ecco. Bella domanda, i denti erano una parte che appunto dovevamo toccare, sì. Ci ha anticipato. Sì. Lascio la parola a Rita. Ma Federica, allora
I denti in linea generale non creano nessuna interferenza con l'allattamento. Può essere a volte che il bambino diciamo all'inizio debba un po' sperimentare l'attacco con i dentini, però non c'è nessun rischio, cioè normalmente i bambini continuano a poppare appunto anche quando hanno 3-4 anni, pur avendo tutti i dentini. Può essere un momento passeggero, poi a volte mordono, ma il loro morso è legato ad altro, cioè possono mordere sia avendo i denti sia non avendoli ancora, e può essere legato ad altri fattori che debbono essere indagati. Può essere che il dente sfreghi proprio sulla parte di areola? No, nel senso che ecco, una cosa a cui può fare attenzione è che spalanchi bene la bocca, però da quello che ho capito sta facendo poche poppate, quindi può essere sarebbe importante indagare un po' cosa sta succedendo in linea generale, cioè mi sembra che è un po' la punta dell'iceberg il discorso del morso con il dentino, forse c'è altro che potrebbe essere approfondito. Ecco. Quello che mi viene da dire è di incoraggiare il bambino a spalancare bene la bocca, in modo da insistere non sul capezzolo, che come dicevamo è la zona più sensibile, ma sull'areola, dove non crea dolore. Certo. Ecco. Sento tanta paura in Federica. Tenevo a precisare anche che chi ci sta seguendo questa sera, ovviamente magari qui in studio non riusciamo a dare dei veri e propri consigli che possano stravolgere la loro vita, ma il lavoro di Rita è quello appunto di seguire mamma e bambino caso per caso, come dicevamo prima, il consiglio che va bene magari per me, per un'altra mamma non va bene, e ci saranno altri consigli. Il tuo lavoro si svolge proprio tramite consulenze che si possono fare anche in questo periodo Covid, grazie alla tecnologia, giusto Rita? Sì, come abbiamo fatto, insomma ci siamo incontrate. Assolutamente. Anche. Sì, io le svolgo da sempre le consulenze online, da sempre sono stata in contatto anche con mamme che vivevano all'estero, che vivono lontano da me, che mi hanno contattato, quindi io da sempre amo anzi questo modo di lavorare, che è molto interessante, fra l'altro non trovo differenze. Anche se le modalità sono diverse, però l'esito è simile a quello delle consulenze domiciliari che comunque faccio. Allattamento misto, siamo proprio agli ultimi 5 minuti di trasmissione. Latte materno insieme a quello artificiale, si può fare? Si può passare anche da un allattamento misto a un allattamento totalmente materno? Ci sono capitati casi di questo tipo? Allora, il messaggio importante che dobbiamo dare è che se anche una mamma sta dando l'aggiunta, sta facendo un allattamento misto, se le piace l'idea di allattare esclusivamente, è certamente possibile fare un processo di ritorno al seno, incrementando la sua produzione e diminuendo fino ad eliminare la formula. Quindi si può? Assolutamente, sì, si può, è una cosa, insomma, un po' il pane quotidiano del mio lavoro, e certo è una cosa, insomma, molto, molto bella. Se una mamma dà una goccia di latte al suo bambino, può darne sempre di più, cioè anche partendo dal minimo, il messaggio che voglio lasciare è che può continuare a incrementare la sua produzione, quindi anche se è poca, anche se qualcuno le ha detto che ha poco latte, la incoraggio veramente a non fermarsi a quello che le è stato detto,
perché la produzione può essere incrementata in maniera esponenziale, può allattare non solo suo figlio, ma come facevano le baglie una volta, anche più di un bambino. È tutta questione di aumentare, di capire come fare. Ricordo che questo succede alle mucche da latte, no? Una mucca da latte, una mucca che allatta il suo vitellino in natura produce 4-6 litri di latte al giorno. Quando viene iperstimolata, arriva a produrne 60 al giorno. Quindi, cioè, tutto si può fare senza diventare delle mucche da latte, ovviamente. Povere mucche da latte, tra l'altro. Ci ho pensato in tutto il mio allattamento, ho detto povere sante mucche da latte, quello che, anche qua, devono subire, che non possono parlare, le mastiti, insomma. Sì, vabbè, sì, non apro questo argomento che mi sta anche questo particolarmente a cuore. Rita, io avevo tantissime altre cose da chiederti. Tra cui il ciuccio, tira latte, sarebbe un'altra puntata. E perché no, possiamo proseguire anche in un'eventuale altra puntata, non lo escludo, mi piacerebbe tanto perché ci sarebbe veramente tanto da aggiungere anche sotto questi aspetti. Con piacere. In conclusione però, dato che abbiamo proprio un minuto, io ti vorrei ringraziare perché sei stata gentilissima per essere qua anche con il tuo modo, i tuoi modi gentili, sempre pronta ad aiutare e non giudicare quello che avviene all'interno di una famiglia, perché l'abbiamo detto tante volte nel corso di questa puntata, sono momenti davvero duri, sì, difficili, e chi li ha vissuti lo sa, se li ricorda bene. Sì. Io quello che ci tengo a lanciare come messaggio questa sera personalmente è quello di sostenere le mamme, invece di mettere dei dubbi, invece di chiedere mai abbastanza latte, perché il tuo bambino piange, forse perché non è nutriente, incoraggiamo queste mamme, fanno già tanto in quei momenti. Invece di mettere dei dubbi nella mamma, cerchiamo di mettere delle certezze. Sì. Di aiutarla, di darle messaggi positivi, perché una mamma ce la può fare, ce la deve fare per il suo bambino, è la natura che ci porta a poter crescere un bambino senza se e senza ma, noi siamo fatti per crescere il nostro bambino, è stato gli ultimi decenni che ci hanno portato ad avere questo pensiero che i bambini devono essere cresciuti con il latte artificiale perché è quello più ricco, più sostanzioso, che li tiene più tranquilli. Anche l'irrequietezza del nostro bambino non significa che il nostro bambino stia male, che il latte non sia sufficiente, che non sia abbastanza ricco. A volte è semplicemente la natura, giusto Rita? Dobbiamo accettare quello che viene e non arrenderci, perché se abbiamo difficoltà la strada c'è e una di queste strade può essere proprio quella di consultare un'esperta, una consulente professionale certificata in allattamento materno. Non arrendiamoci, è difficile in quei momenti perché ti sembra tutto così, come posso dire, senza la possibilità di affrontarlo, senza la forza, perché comunque sei veramente spossato. La strada c'è, si può fare e tanta forza, tanta voglia interiore, prepariamoci e ricordiamoci che se noi decidiamo di avere un figlio abbiamo anche il dovere di regalargli il nostro latte. È difficile perché io capisco è veramente impegnativo a livello mentale, a livello fisico, ne esci quasi stremato. Sì. Però si fa, si può fare. Si può fare, una mamma può, quello che imparo è che una mamma, lo imparo ogni giorno, una mamma veramente può fare tutto quello che desidera. In ogni caso sta facendo il meglio per quello che è in quel momento e per quello che sa e per il sostegno che ha intorno a lei. Quindi è veramente da incoraggiare e da sostenere il più possibile. Nessuno, tantomeno io, vuole fare la pubblicità dell'allattamento, non è quell'idillio, non è sempre un idillio. Può essere un momento di grandissima ambivalenza, ma ripeto, se una mamma lo desidera può veramente trasformare e andare verso la serenità di cui sente il bisogno, anche attraverso l'allattamento. Assolutamente, anche se in conclusione lo dico come all'inizio, non ci sono mamme di serie A, mamme di serie B.
La mamma è la mamma, che allatti al seno o che passi all'allattamento artificiale. Ovviamente, dopo questa puntata abbiamo capito che, come dicevo prima, allattare al seno il nostro bambino, dare il nostro latte, sicuramente è il regalo più grande che gli possiamo fare. Ma se non possiamo farlo, il bambino crescerà lo stesso e gli daremo lo stesso tanto amore. Quindi la cosa importante è la relazione. Esatto, sì. un grande amore tra la mamma e il proprio bambino. E ovviamente anche il papà, perché noi abbiamo parlato di mamma e bambino questa sera, però anche santi papà che sono dall'altra parte, sono un po' la spalla su cui piangere, il muro su cui buttare tutta la nostra frustrazione, loro in silenzio devono acconsentire, sì, e loro sopportare. Quindi sì, sì. È un bel lavoro. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio tantissimo ovviamente grazie la nostra te, ospite Rita Perduca, IBCLC, consulente professionale certificata in allattamento materno. Ciao Rita, ringraziamo i nostri telespettatori, vi auguro ovviamente una buona notte. Arrivederci. Arrivederci.